Salva la stagione, bilancio positivo per il sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Le presenze sono andate oltre le aspettative. Nei prossimi mesi in programma nuovi interventi, ma ora la priorità sono le scuole. Museo dei costumi richiesto dall'estero, chiuso da 2 mesi il Musec di Isernia. Il titolare è pronto a spostare la struttura oltre i confini. Arrivate 2 proposte dall'America. Fondi ai disoccupati per creare impresa, 4 milioni di euro stanziati dalla Regione per sostenere la nascita di nuove attività. La gestione del programma affidata a Sviluppo Italia. Serata d'atmosfera con Niccolò Fabi al Parco San Giovanni di Campobasso, emozioni e poesia con il cantautore romano. Cresce l'interesse per il Molise dei blogger e degli influencer. Positivo al Covid, annullata l'amichevole, salta la partita tra Campobasso e Trastevere a causa di un giocatore laziale contagiato. Giovedì, ultimo giorno di ritiro a Palena. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale. Bilancio positivo per la stagione estiva a Termoli, quello tracciato dal sindaco Francesco Roberti, che ha parlato anche di nuovi interventi nei prossimi mesi per quanto riguarda la viabilità ma anche l'impiantistica sportiva. Roberti ha fatto il punto anche sulle scuole in città e su quelle di pertinenza della provincia di Campobasso, di cui è presidente. Lo ha intervistato Fabrizio Occhionero. Sentiamo. Siamo con il sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Un primo bilancio di questa stagione sicuramente particolare, ma che ha visto a Termoli e sulla costa un gran numero di presenze. Diciamo che siamo soddisfatti. Sicuramente è stata un'estate difficile, però tutto sommato siamo riusciti a creare le giuste sinergie per consentire a tutti gli esercenti di poter lavorare, di lavorare in tutta tranquillità. Abbiamo accolto i turisti e devo dire che quest'anno Termoli è stata una meta molto ambita, forse perché abbiamo lavorato e fatto i sacrifici per renderla Covid free, e quindi ci siamo tranquillamente rilassati sulle nostre spiagge, che sono state ben monitorate, organizzate, e quindi siamo soddisfatti di una stagione che sembrava ormai persa, in realtà l'abbiamo recuperata all'ultimo momento. Ecco, la vostra amministrazione ha anche superato il primo anno di mandato. Quali saranno le priorità dei prossimi mesi? Noi stiamo cercando innanzitutto di riattivare tutta una serie di attività sospese. Ci arrivano richieste per quello che riguarda lo sport, e quindi di risistemare tutta una serie di palazzetti, risistemare una serie di strade che ormai avevamo messo all'interno del nostro bilancio per superare definitivamente certe criticità su alcuni quartieri, e cercheremo in base purtroppo alle economie che abbiamo di fare alcuni interventi, tra questi interventi quella di definire l'accordo con RFI, qualora RFI riesca a superare le difficoltà finora che noi abbiamo sottolineato e stigmatizzato per quello che riguarda l'aspetto ambientale. A quel punto avremo la possibilità anche di programmare una serie di parcheggi multipiano per migliorare la mobilità sostenibile e con sistemi energetici, con impianti per incentivare l'utilizzo di sistemi elettrici. Questione scuole, lei non è solo sindaco di Termoli ma anche presidente della provincia di Campobasso. Come intendete affrontare la partenza, l'inizio del nuovo anno scolastico? Noi sia come comune che come provincia abbiamo ottenuto delle risorse da parte del governo centrale, abbiamo subito provveduto a redigere i progetti e ad appaltare gli interventi necessari per garantire all'interno delle scuole il giusto distanziamento, la larghezza necessaria per le aule, e quindi di mettere in campo tutte quelle iniziative dettate dalla normativa per garantire il distanziamento. I lavori stanno a buon punto, cercheremo di arrivare puntuali al giorno della campanella e teniamo le dita incrociate che ciò possa avvenire in tutta sicurezza. È stato pubblicato l'avviso creazione di impresa per sostenere la nascita di nuove attività. La gestione è affidata
a Sviluppo Italia Molise. Si tratta di un intervento che, oltre al finanziamento a fondo perduto fino al 90%, concede servizi e assistenza tecnica per ottimizzare l'utilizzo delle risorse. La dotazione finanziaria è di quasi 4 milioni di euro destinati a disoccupati tra i 18 e i 65 anni, residenti o che intendano trasferirsi in Molise. Sono agevolate iniziative da impiantare ex novo e anche progetti di consolidamento che prevedono il subentro nella conduzione di aziende esistenti. Le domande possono essere presentate dalle 12 dell'8 settembre sino alle 12 dell'8 ottobre. Rischia di finire all'estero il MUSEC, il Museo dei Costumi del Molise, che è ormai chiuso da 2 mesi. Il direttore Scasserra ha infatti ricevuto 2 proposte ritenute interessanti dall'America. Tra le ipotesi in campo, quella di accogliere le collezioni all'auditorium. Intanto la gente si mobilita sui social per chiederne la riapertura. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. C'è chi ha scritto dall'estero, chi dai musei di fuori regione, chi ha avviato una campagna dei social, diventata subito virale, per dire che il MUSEC di Isernia non deve chiudere. Il Museo dei Costumi del Molise, ospitato nei locali della provincia, come noto è chiuso da 2 mesi per via del mancato rinnovo della convenzione tra l'ente di Via Berta e la regione, e almeno per ora non si registrano novità rilevanti. Antonio Scasserra, direttore del museo, ma soprattutto proprietario dei costumi e dei gioielli esposti al MUSEC, in questi giorni non è stato contattato né dalla provincia né dalla regione. A quanto pare solo il comune di Isernia sembra interessato a far sì che la collezione resti nella nostra terra, proponendo di trasferire il museo nei locali dell'auditorium. Questa al momento è solo un'indiscrezione, mentre è confermato l'interesse da parte di investitori esteri. Scasserra è infatti molto allettato da 2 proposte arrivate dall'America. A questo punto solo l'istituzionalizzazione del MUSEC da parte della regione potrebbe evitare un addio che avrebbe del clamoroso. Un'eventualità questa che deve essere assolutamente scongiurata, è il parere del consigliere regionale Aida Romagnolo. Il MUSEC, ha detto, non può essere per nessuna ragione smantellato, perché è parte integrante della storia, della cultura, delle origini e delle abitudini di tutto il Molise. Il suo augurio è che il buonsenso prevalga e che il problema venga risolto al più presto. Intanto, sempre sui social, oltre al sostegno agli appelli dei cittadini, si registrano anche delle proposte. Franco Valente, infatti, ha chiesto al presidente della regione, Donato Toma, di nominare ambasciatori della cultura molisana nel mondo proprio Antonio Scasserra e Luciano Bucci, ideatore e curatore del Museo Winterline. Con il loro impegno personale e la straordinaria preparazione, ha scritto l'architetto Venafrano, stanno dando lustro e dignità a una storia regionale troppo spesso trascurata. E adesso il bollettino sul coronavirus con i dati diffusi ieri sera dall'ASREM. In attesa del bollettino di questa sera, ancora una giornata, quella di ieri, tranquilla sul fronte dei contagi, perché non sono stati registrati nuovi positivi. C'è da registrare invece una nuova guarigione, quella di un paziente di Ururi, che porta a 432 il numero complessivo dei guariti. Dunque, su 104 tamponi processati nelle ultime ore non ci sono 9 persone positive, mentre il termolese contagiato al rientro da una vacanza in Sardegna è stato ricoverato al reparto di malattie infettive del Cardarelli. Dopo il peggioramento delle sue condizioni, sale così a 2 il numero dei ricoverati nell'ospedale di Campobasso con l'anziana di Sant'Elia a Pianisi. I casi positivi attualmente trattati in Molise sono 56. Intanto continua lo screening sierologico per il personale della scuola molisana. Ieri prima giornata, e la regione ha fatto sapere che è stata buona l'affluenza grazie alla procedura messa in campo in brevissimo tempo dall'ASREM. Agli utenti sottoposti a test è stato rilasciato referto medico che attesta l'esito. Sono stati evitati assembramenti o file. Dall'azienda sanitaria regionale è arrivata la segnalazione che diversi utenti però prenotati non si sono presentati. Ciò è stato spiegato. Provoca arresti nella catena delle attività e nell'organizzazione degli ambulatori. Pertanto l'invito rivolto a coloro che si prenotano è quello di presentarsi all'appuntamento, salvo improcrastinabili motivi familiari o di salute.
da comunicare tramite email dedicata. L'appello è di aderire alla campagna di screening, perché più persone si sottopongono al test, più dati si riusciranno a raccogliere per riaprire le scuole in tutta sicurezza. Sul sito dell'ASREM è possibile dunque prenotarsi. Per la pagina politica invece parliamo del voto di settembre e della partita della Lega, che al Sud appare più difficile rispetto a un paio di anni fa. Il risultato potrebbe provocare qualche scossone in Molise. Sentiamo perché in questo servizio di Giovanni Di Tota. Stavolta il Molise rimarrà alla finestra, ma le elezioni di settembre, con due regioni confinanti al voto, Campania e Puglia, rischiano di provocare un effetto domino e soprattutto di ridisegnare gli equilibri nel centrodestra. Ad avere i problemi maggiori è proprio la Lega, che in Molise ha perso prima le due consigliere elette, Aida Romagnuolo in provincia di Campobasso e Filomena Calenda in quella di Isernia, e poi ha lasciato a piedi niente di meno che il coordinatore regionale Luigi Mazzuto, chiamato a rappresentarla nel governo Toma. E così quella che sembrava la regione laboratorio del Mezzogiorno per Salvini rischia di diventare l'inizio del problema. Benché sia presente in giunta con Michele Marone, il Carroccio pare aver perso punti di riferimento sul territorio e il Brianzolo, mandato in Molise a rimettere a posto i cocci, finora ha dimostrato che per tenere unito il partito non basta chiamarsi Colla di cognome. E così, dopo aver perso Mazzuto, coordinatore e leghista molisano della prima ora, lasciato per strada due consigliere regionali, perso lo slancio di un paio di anni fa, Iari Colla si trova a fare lo stratega in un territorio che non conosce. La tregua siglata con Toma potrebbe rivelarsi solo apparente. A Isernia il campanello d'allarme è già suonato, con gli esponenti del Carroccio che si sono in qualche modo sganciati. All'inizio dell'estate Berlusconi, Meloni e Salvini si sono trovati d'accordo a chiedere di tenere bassi i toni prima del voto delle amministrative di settembre, e il centrodestra molisano, con Toma garante, è stato rispettoso della consegna. Ma se la Lega dovesse uscire ridimensionata nelle regioni del Sud, e la Puglia e la Campania sono proprio quelle più in predicato di un risultato del genere, Fratelli d'Italia e Forza Italia potrebbero anche passare all'incasso e chiedere di ridisegnare gli equilibri. Così il Molise, che gli osservatori avevano indicato come l'Ohio perché avrebbe potuto decidere addirittura le sorti del governo nazionale, rischia di tornare a recitare il ruolo della piccola provincia, e per questo il voto di settembre potrebbe segnare un nuovo spartiacque anche per Toma e la sua maggioranza. Restando in tema di votazioni di settembre, parliamo del referendum costituzionale, con l'annuncio della nascita del Comitato per il No anche nella nostra regione. Il servizio è ancora di Sergio Di Vincenzo. Oltre che per le amministrative, a settembre i cittadini saranno chiamati al voto per il referendum confermativo che prevede il taglio dei parlamentari. Il testo della legge costituzionale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso mese di ottobre. Il voto era previsto a marzo, ma l'emergenza sanitaria lo ha fatto slittare a settembre. Non tutti sono d'accordo su questa riforma. La riduzione della rappresentanza è vista come un pericolo e tra l'altro penalizzerebbe le realtà più piccole. E poi, se davvero si vuole risparmiare, dicono i sostenitori del no, perché non tagliare le indennità? Anche in Molise è stato costituito un comitato per il no. L'annuncio è stato dato da Ernesto Giannini. Significa dare un contributo importante, per non dire decisivo, a salvaguardare quel che rimane della Costituzione della nostra Repubblica, che è ormai sotto attacco permanente da tempo immemorabile, per cui oggi i cittadini sono chiamati, nel respingere questo ulteriore tentativo di assassinio della Carta Costituzionale, con il no a riappropriarsi della loro sovranità. Il Comitato per il No al referendum costituzionale ha già riscosso diverse adesioni in tutta la regione, nel mondo della politica, della cultura, dell'associazionismo, del giornalismo e della sanità. La prima uscita ufficiale è in programma a Isernia. Sarà presentato, diciamo fisicamente,
la prossima settimana, nel corso di una prima manifestazione pubblica che terremo in piazza ad Isernia, questa Costituzione nata deve essere difesa ad ogni costo, perché è l'estremo un ancoraggio che ci rimane di fronte al dilagare della prepotenza, dell'odio, della prevaricazione, del venir meno del senso di umanità. La ripartenza a rilento della linea ferroviaria tra Termoli e Campobasso, in un video realizzato dai Fratelli d'Imperio a Casa Calenda, un appello singolare per superare i ritardi e dare voce alla comunità del territorio, alle comunità del territorio che cercano ancora di resistere. Sentiamo. Noi cerchiamo ancora di resistere, ma non fateci attendere troppo. Un video singolare per raccontare la ripartenza della linea ferroviaria tra Termoli e Campobasso e i disagi dovuti ai ritardi e alle attese infinite dei viaggiatori. Il progetto del gruppo Kerem, a cura dei Fratelli d'Imperio di Casa Calenda, ha coinvolto diversi volontari per offrire anche una cartolina di un territorio ancora incontaminato e da scoprire come volano per lo sviluppo turistico. Ironia ma anche determinazione per dare voce a tante piccole comunità in cui la stazione ferroviaria è simbolo di resistenza e di vita. Il telegiornale: periodo di intensa attività per la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Termoli e la delegazione di spiaggia delle isole Tremiti a cavallo del Ferragosto per la numerosa presenza di turisti e imbarcazioni nel compartimento marittimo di Termoli. Sono state complessivamente comminate sanzioni per oltre 10.000 euro per oltre 25 infrazioni riscontrate in soli 9 giorni dal 14 al 23 agosto. Si ricorda infine che in caso di emergenza in mare è sempre attivo su tutto il territorio nazionale il numero blu 1530, un servizio gratuito per il cittadino. Emozioni e poesie in una serata per la città di Campobasso, che la città di Campobasso non viveva da tempo. Ieri sera al parco del quartiere San Giovanni per il concerto di Niccolò Fabi, il cantautore romano non ha deluso le attese, evento sold out con 1.000 spettatori per la capienza massima consentita con le attuali norme anti-Covid. Per noi c'era Enzo Luongo che ha anche intervistato Niccolò Fabi. Sentiamo. Ci voleva un artista come Niccolò Fabi per riportare forti emozioni, poesia, dolcezza nelle notti dell'estate campobassana. Una serata così la città non la viveva da tempo ed anche per questo che al Parco San Giovanni, che per la prima volta si apre ad un grande concerto, nell'aria ci sono buone vibrazioni. La sensazione è quella di una prima volta che aprirà finalmente una nuova strada in una città da sempre fuori dai circuiti dei grandi eventi musicali. Questo lo sa anche lo stesso Fabi, che mancava dal Molise da tanto tempo. Beh sì, l'ultimo concerto cos'era, quasi 15 anni fa,
Effettivamente sono molto, molto contento di questa occasione proprio per questo, perché in passato non c'è stata tanta possibilità, non per scelta, perché spesso le persone possono credere che sono gli artisti a scegliere dove andare a suonare, mentre saranno 10, 15 quelli che lo possono fare, tutti gli altri inevitabilmente aspettano che qualcuno li chiami. E quindi sono molto felice di essere veramente di nuovo qui, perché insomma il rapporto con il pubblico va consolidato spesso, e quindi è un rapporto che si costruisce piano piano nel tempo. Il concerto per la serata di apertura del Campobasso Summer Festival è un successo, sold out in poche ore, 1000 spettatori, il massimo consentito con le severe regole anti-Covid, il pubblico distanziato, ordinato, che applaude il cantautore romano, che è tra quelli che non si sono arresi di fronte all'emergenza sanitaria. Si è reinventato uno spettacolo acustico con i fedelissimi Roberto Angelini e Pier Cortese, e così da una difficoltà iniziale si sono aperte inaspettate nuove strade, come quella che lo ha portato in Molise. Beh, sono le conseguenze che forse nessuno di noi avrebbe voluto vivere da questo punto di vista, però ogni difficoltà crea delle occasioni, quindi se siamo intelligenti possiamo in qualche modo utilizzare questo momento storico proprio per andare alla ricerca di posti leggermente meno battuti, meno conosciuti, che sono quelli in cui in realtà si può beneficiare di questa possibilità. Al 21 marzo, al primo abbraccio, a una matita intera, alla primavera, alla paura del debutto, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza e il traguardo. Il concerto scorre senza tempo, con una scaletta costruita in maniera perfetta e dentro tante canzoni della sua produzione recente, come Io sono l'altro, senza tralasciare però le cose più indietro nel tempo e i suoi successi come Il negozio di antiquariato, Lasciarsi un giorno a Roma e Vento d'estate. Vento d'estate, io vado al mare, poi che fate? Non mi aspettate, forse mi perdo. Il pubblico si lascia contagiare dall'atmosfera intima che c'è sul palco. Fabi traccia un bilancio di quest'estate anomala anche per la musica, ma alla fine le limitazioni imposte dall'emergenza non lo hanno molto penalizzato. L'atmosfera che c'è nei concerti che facciamo noi è comunque un'atmosfera molto intima, di attenzione, di concentrazione, quindi io meno di altri risento del fatto che le persone non si possano alzare e ballare. In qualche modo è un ballo più interno quello che faccio fare io, quindi dal mio punto di vista è un tipo di atmosfera che secondo me è molto contestualizzata a questo momento. Altri concerti che invece giocano molto sull'eccitazione, sul coinvolgimento pubblico, quelli sicuramente hanno risentito di più. Robert Molnar, direttore della divisione lusso degli Oscar dei viaggi, e Isabella Manon, tra le 100 blogger di viaggi più influenti al mondo, hanno scelto il Molise e l'Hotel San Giorgio di Campobasso per le loro vacanze, un'importante vetrina internazionale per la promozione dell'intero territorio regionale. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Hanno scelto Campobasso e il Molise per le loro vacanze, due influencer di viaggi di caratura internazionale, una vetrina importantissima per promuovere l'immagine della regione anche in questo periodo difficile a causa del coronavirus. Da quando abbiamo riavviato l'attività del San Giorgio stiamo puntando su molti progetti per una riscoperta turistica del nostro territorio, della regione Molise, sia a livello nazionale che appunto internazionale per quanto riguarda questo progetto. Da due mesi a questa parte quindi dobbiamo dire che il feedback è stato ottimo e per questo stiamo puntando soprattutto sulla territorialità e su uno sviluppo economico sia della città di Campobasso che dei paesi limitrofi e di tutta la regione Molise. Cosa chiedono i turisti quando arrivano qui da lei? I turisti chiedono cosa possiamo vedere qui in Molise
e quindi noi ci stiamo attrezzando anche grazie all'aiuto della Regione Molise di guide turistiche a mandarli a tutti questi paesi che hanno ovviamente qualcosa da offrire, quindi in base alla richiesta se è di carattere più un Campitello Matese per la montagna, un Termoli per il mare oppure qualcosa più religioso come può essere Castelpetroso, li indirizziamo verso queste mete, un po' di tutto insomma, chiedono loro a noi. Il Molise dunque esiste ed è tutto da scoprire, ha detto il direttore della divisione lusso degli Oscar dei viaggi, il World Travel Awards. Io sono parte di un'azienda inglese, the World Travel Awards. Noi abbiamo il gala per gli alberghi di tutto il mondo, paesi dell'est, Medio Oriente, Sud America, per tutto. Abbiamo sentito Molise e Campobasso qualcosa di speciale. Allora, è la verità, siamo arrivati ieri qui e ho preso 2 chili. E la cucina qui è incredibile. Io sono stato l'ultimo 3 anni in più di 300 alberghi, 4 o 5 stelle, ma questa è qualcosa molto speciale. La gente sono simpatici, la cucina è qui, tutto fatto in la famiglia, il vino, l'olio, eccetera, eccetera. E poi vogliamo il mondo conoscere anche Molise, perché per tanti turisti, Italia, Riccione, Rimini, Sardegna, ma c'è un'altra Italia verde anche. E secondo me sicuro quanto di turisti internazionali hanno scoperto che esiste in Molise un Campobasso, tutti vieni qui, perché questa è una zona molto speciale. La parola chiave è promozione. Promozione dell'incoming è un progetto di marketing turistico ricettivo poderoso. Come avevamo promesso, puntiamo a potenziare al massimo la ricettività e tutti i progetti inerenti all'accoglienza turistica, ma non solo, ovviamente marketing turistico ricettivo, come San Giorgio vogliamo essere e rappresentare una grande casa che accolga anche la cittadinanza campobassana e dell'intero territorio, potenziare le partnership con le reti istituzionali, l'Università del Molise e tutti quegli attori economico-sociali del territorio, perché puntiamo ovviamente ad essere sì un grande punto di riferimento per l'accoglienza turistica in Molise, ma anche il potenziamento della ristorazione, dei banchetti e una serie di progetti che ovviamente speriamo contribuiscano allo sviluppo economico di questo territorio. Questa sera alle 20:30 in piazza San Mercurio a Toro il convegno Toro ai suoi caduti, un secolo di riconoscenza, 100 anni dall'inaugurazione del monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale, il ricordo del sacrificio dei 35 caduti toresi della Prima Guerra Mondiale. Il 25 agosto del 1920 la comunità inaugurò uno dei primi, se non il primo monumento ai caduti in Molise. L'evento moderato dall'avvocato Giuseppe Rosso Di Vita, penalista e segretario del Comitato Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei. Gli interventi saranno di Giovanni Cerchia, docente Unimol, sull'Italia e la Prima Guerra Mondiale, poi il Molise e la Prima Guerra Mondiale, l'argomento che sarà affrontato dallo storico e archeologo Antonio Salvatore, mentre Giovanni Mascia, altro relatore e studioso di storia, si soffermerà attraverso un'attenta analisi sull'interrogativo 100 anni fa a Toro, il primo monumento del Molise. Lo abbiamo intervistato proprio su questo tema. Sentiamo. Nel 1920, esattamente 100 anni fa, a Toro venne realizzato un monumento ai caduti. Si tratta del primo monumento ai caduti nel Molise, è l'interrogativo sul quale ha lavorato Giovanni Mascia. Nel Molise abbiamo 136 paesi. Quindi una ricerca accuratissima ancora va fatta. Di certo il monumento di Toro è il primo monumento del circondario, intendendo per circondario non solo quello di Toro, ma anche quello campobassano. Il 25 aprile 1920, una data importante per Toro perché il 26, il giorno dopo, è San Mercurio, il patrono cittadino, soldato martire, era un centurione romano e specialmente in tempo di guerra era molto venerato. Quindi questa data è una data non casuale e il 1920 non è casuale perché Toro, questo monumento è frutto di una volontà popolare molto precisa.
Cosa ha di particolare questo monumento a Toro? Il promotore è stato il dottor Nicola Petrucci, di una famiglia patrizia del luogo, ma ha partecipato veramente tutta la popolazione con una raccolta di fondi. Il monumento è stato ideato e progettato dallo stesso Petrucci e trasportato sulla carta da un dilettante torese, un muratore, Donnino Rosso di Vita, un buon acquarellista. Quindi è un progetto fatto in casa, ma ha una sua valenza stilistica molto molto interessante. È un obelisco su un basamento di stile romano, adornato da festoni, e sulle facce del cui obelisco è riportato il bollettino della vittoria, il famoso bollettino Diaz, e sormontato dalla stella a 5 punti dell'Italia. Ogni nome racconta una storia, ci sono anche delle storie particolari. Storia particolare, per esempio, è quella di Giuseppe Serpone, che ha lasciato 150 documenti tra lettere e cartoline indirizzate alla moglie, alla madre e al padre, al fratello, alla famiglia insomma, di recente riportate alla luce dalla pronipote Anna Falcone, documenti cui ha dedicato un documentario Rai Storia e dai quali è stata tratta una pièce teatrale intitolata Il cappello di ferro. Nomi con storie ed emozioni. Nel suo libro Masha ha trovato anche un milite dimenticato 26enne che nell'albo dei caduti del ministero, ma non riportato sul monumento, a lui ha voluto dare giusto tributo. È tutto, termina qui il nostro TG delle 14. Dopo la sigla, le previsioni meteo, poi la linea come sempre ai colleghi dello sport. Noi ci rivediamo intorno alle 15 per il TG Flash. Buon pomeriggio.